Mi sembra giusto e doveroso informare i cittadini di quanto sta succedendo sul nostro territorio, anche se devo riconoscere che il Comune ha poco, diciamo, come margine di intervento o di ostacolare la nascita di questo parco. Però la nostra parte l'abbiamo fatta e l'abbiamo fatta fino in fondo. Alla conferenza dei servizi ci siamo fatti trovare preparati e con un tecnico, con l'ingegnere Di Giovanna, che non solo ha redatto una relazione circostanziata, precisa, meticolosa, ma è anche intervenuto in conferenza servizi. La relazione, 50 e passa pagine di relazione, è stata messa agli atti e quindi è stato verbalizzato e noi abbiamo allegato la relazione. E questa sera un confronto con i cittadini, intanto per spiegare cosa sta succedendo e per ribadire ancora una volta che laddove il Comune può, interverrà per impedire che il paesaggio venga deturpato, fermo restando che siamo tutti d'accordo col fatto che le energie alternative devono essere sposate e sponsorizzate, ma non un parco, un megaparco con pali che arrivano fino a 200 metri d'altezza. Quindi noi di tutto questo questa sera informeremo, come giusto che sia, la cittadinanza. Grazie alla sensibilità dell'amministrazione di Montevago ho avuto l'opportunità di studiare questo progetto e sono emerse diverse criticità. La prima, la più grande, è che questo parco eolico è sovradimensionato rispetto all'energia che deve produrre. Dichiarano di dover produrre 30 megawatt, in realtà utilizzano degli aerogeneratori, quindi delle pale eoliche, che ne potrebbero produrre la bellezza di 42. Allora non si capisce perché prendere tutti questi aerogeneratori, se bisogna produrre meno energia, a questo punto mettiamo meno pale eoliche, oppure le mettiamo più piccoline, è inutilmente lesivo nei confronti del paesaggio e dell'ambiente. E a proposito del paesaggio, non sono stati valutati tutta una serie di impatti sul paesaggio, come ad esempio le viste dalla città di Montevago, dalla città di Santa Margherita, dalle terme che ci sono a Montevago, dai ruderi delle due città distrutte dal terremoto, su cui ci sono degli investimenti che stanno nascendo proprio ora per una loro riqualificazione. Ecco, questo un buono studio deve averlo. Le criticità di carattere ambientale, hanno fatto uno studio di impatto acustico, cioè per vedere, perché le pale eoliche fanno rumore quando funzionano, e questo rumore può disturbare le persone e gli animali. Questo studio è carente e soprattutto non ha valutato l'impatto acustico sulle rotte migratorie di uccelli che ci sono qui nelle vicinanze, e per fare un esempio sul bosco del Magaggiaro, su tutta una serie di case e strutture che ci sono nei dintorni della campagna tra Montevago e Santa Margherita, o di importanti infrastrutture turistiche previste dai piani regolatori generali, e come il percorso turistico artigianale della città di Santa Margherita. Ecco, complessivamente questo progetto è, lo studio di impatto ambientale l'abbiamo riscontrato, estremamente carente, e riteniamo noi che l'impatto ambientale complessivo di questo parco eolico sia eccessivo e quindi negativo sia per il Comune di Montevago che per il Comune di Santa Margherita che per l'ambiente e le attività che ci sono. Quindi da lì il parere contrario da parte della Municipalità di Montevago.